Eccoci ancora una volta insieme. Vi invitiamo a trascorrere circa mezz'ora ascoltando questo programma Cristiani Oggi, che presenta il messaggio della Sacra Bibbia, la parola di Dio. Abbiamo, diciamo, dei formati del nostro programma, formato standard in studio, oppure quello che presenta delle registrazioni effettuate all'esterno. Quello di oggi è un po' un mix di questi e si concentra intanto nella prima parte sulla testimonianza di Nico Battaglia. Nico Battaglia è un cantautore cristiano, lo abbiamo intervistato a Gallarate, provincia di Varese, tra poco Eliseo Fragnito ci presenterà questo caro amico, collaboratore del nostro programma, ha inciso vari CD, anche dei DVD, dei suoi concerti, da tanti anni ormai ha come scopo di vita proprio quello di condividere con gli altri per mezzo del canto, della musica, il messaggio del Vangelo. Quindi sentiremo la sua testimonianza e poi più avanti uno dei suoi canti molto particolare, legato proprio al suo incontro personale con Cristo Gesù. Quindi vi invitiamo a stare con noi, a seguirci. Vogliamo anche inviarvi gratuitamente una copia della Parola del Signore, in particolare un'edizione da poco realizzata del Nuovo Testamento, scritta a caratteri grandi, facilmente leggibile, quindi con l'aggiunta del Libro dei Salmi e del Libro dei Proverbi dall'Antico Testamento, un regalo che vogliamo farvi. Dunque vi invitiamo a seguirci in questo numero del programma Cristiani Oggi. Notate che c'è quel numero in sovrimpressione che potete chiamare per entrare in contatto con i nostri consulenti telefonici, che sono lì per ascoltarvi, per darvi una parola di consiglio alla luce della Bibbia e anche per pregare per voi. Dunque, adesso ascoltiamo l'intervista di Eliseo Fragnito a Nico Battaglia. Cari amici, mi trovo a Gallarate, in provincia di Varese, e sono insieme a Nico Battaglia, un ragazzo che è pienamente impegnato, attivamente impegnato nell'opera di Dio, e siamo qui per conoscere un po' la sua storia. Certamente, Nico, la tua vita è stata segnata anche da trasferimenti, da cambiamenti. Tu non sei di qua, di origine, di Gallarate? No, non sono di Gallarate, sono originario di Trani, una città a nord di Bari, quindi in Puglia, dove sono nato e ho vissuto la mia vita fino agli ultimi 5 anni fa. Trani è una bellissima città nella quale ho avuto il piacere di vivere per 4 anni, veramente una grossa differenza tra Trani e Gallarate. Comunque, dovunque noi siamo, possiamo certamente essere felici nel Signore. Senti, vogliamo conoscere un po' la tua storia da ragazzo, da adolescente, come è stata segnata la tua vita anche dall'insegnamento ricevuto. Certo, io sono nato in una famiglia di tranesi, entrambi mio papà e mia mamma sono di Trani, e mia mamma si è convertita, ha accettato il Signore nella sua vita quando era molto giovane, si stava quasi per sposare con mio papà, che non era credente all'epoca. E mia mamma quindi ha vissuto questo matrimonio, eccetera, nel mezzo della sua conversione. Poi, quando siamo nati io e mia sorella, chiaramente lei ha desiderato portare i suoi figli in chiesa, e quindi il mio approccio con la chiesa è stato sin dalla mia giovane età, insomma da bambino in pratica. Senti, e il fatto che tua madre avesse accettato il messaggio dell'Evangelo, andasse in una chiesa, non dava fastidio a tuo padre? Non c'erano contrasti per questo motivo? Certamente i contrasti ci sono stati. È chiaro che le difficoltà si sono amplificate nel momento in cui, come dicevo, mia mamma ha voluto portare me e mia sorella in chiesa. Mio papà non era assolutamente d'accordo, però la determinazione di mia mamma ha superato la preghiera, la fede di mia mamma, e la sua semina ha portato come frutto la conversione mia e di mia sorella. Ecco, tu andavi in questa chiesa perché ti ci portava tua madre, sì. Ma riuscivi a capire qualcosa, riuscivi ad afferrare il messaggio che veniva predicato? Chiaro che da bambino le cose che mi interessavano di più era l'amicizia con gli altri bambini, certamente anche durante le lezioni della scuola domenicale io gioivo, insomma, di quei momenti.
però non avevo piena consapevolezza di quello che stessi vivendo. Ho fatto un'esperienza personale molto profonda all'età di 12 anni. Avevo ricevuto tanti insegnamenti, ma in quel preciso momento, all'età di 12 anni, durante un campeggio per adolescenti, non soltanto avevo la mente con certe conoscenze di Dio, ma il mio cuore è stato invaso da Dio. Ho conosciuto e incontrato il Dio che mi avevano predicato fino a quel momento. È stata un'esperienza soprannaturale, non riuscirei a descriverla bene, a dare l'idea di quello che ho vissuto, però ho sentito la presenza di Dio vivente nella mia vita, nel mio cuore, e da quel momento è come se fosse stato tolto un velo davanti ai miei occhi. Ho iniziato a vedere le persone intorno, le cose, la mia stessa vita in un'ottica completamente diversa. È come se davvero, letteralmente, Dio avesse tolto un velo davanti a me. E quindi non soltanto ho riconosciuto chiaramente la mia condizione di peccatore, nonostante avessi appena 12 anni, ma la condizione di uomo peccatore, ho realizzato quanto fosse profonda la vita in Cristo, semplicemente guardando la vita da una prospettiva diversa e con una luce diversa. Io ho incontrato un Dio vivente del quale mi sono innamorato, e per me Lui è diventato la ragione di ogni cosa. Spesso si dice che gli adolescenti non si avvicinano alla fede perché scoraggiati dal fatto che la fede può rendere la loro vita un po' più noiosa, monotona addirittura, e io devo assolutamente smentire questo luogo comune, perché nel momento in cui io ho accettato il mio Signore Gesù nella mia vita, non soltanto ho vissuto un'adolescenza meravigliosa, ma ho imparato a gustare anche il senso del divertimento sotto una luce giusta, una luce sana. Ho imparato a divertirmi in modo sano e non mi è mancato assolutamente niente. È chiaro che quando tu vivi un certo percorso di fede ti prendi le distanze da certe cose che sai non essere buone, quindi è chiaro che c'è un combattimento interiore, non nell'adolescenza, però è stato sempre tutto filtrato da questo amore meraviglioso che ho ricevuto nel mio cuore e che io inevitabilmente ho dato a Dio perché mi sono veramente innamorato. Quello che tu dici è importantissimo e spero che riesca a rimuovere delle ombre o delle paure in tanti adolescenti o giovani che, come dicevi tu, hanno paura di accostarsi, sì, alla fede, quasi come se dovessero perdere qualcosa, quando invece il Signore viene a togliere solo le cose brutte, negative, e ci viene a dare una vita esuberante. Senti, Nico, tu sei attivamente impegnato anche nel campo musicale, sì, sei un musicista, possiamo dire, un cantautore cristiano, e i tuoi cantici giungono dovunque nell'ambito dei giovani, ma anche dei meno giovani. C'è un messaggio molto bello e importante che tu trasmetti anche con la musica. Vuoi parlarci di questo? Certo, io per insomma partire dalla mia conversione, quando poi sono tornato in chiesa da credente convinto, ho subito desiderato sentirmi utile in chiesa, sentivo questa urgenza di poter essere utile nella mia chiesa, e dopo vari servizi che ho potuto fare a quell'età, un giorno ho trovato quasi casualmente una chitarra nella mia stanza e ho iniziato a strimpellarla. E il mio pastore, insomma, della chiesa di Trani che ho frequentato, mi ha subito incoraggiato a suonare durante i culti di preghiera che avevamo settimanalmente, e da lì è iniziata un pochettino, ecco, questa avventura di servizio. Ecco, io quando ho incontrato la chitarra non ho incontrato un'occasione per fare musica, ma ho visto in quella chitarra un'occasione per servire il Signore. E così ho dedicato questa mia passione per la musica al Signore sin dall'inizio, che poi si è sviluppata nel tempo. Ho ricevuto diversi incoraggiamenti da parte di Dio, attraverso la parola, attraverso fratelli negli anni, che mi hanno portato a sviluppare, no? E come dice anche la Bibbia, ad amministrare questo dono che sentivo di avere, e questo mi ha permesso di non soltanto servire la Chiesa, ma di sviluppare anche questa sensibilità nella scrittura di canti e di condividere attraverso la musica, questo linguaggio meraviglioso, il mio percorso di fede, e quindi appunto cantando delle canzoni che il Signore mi dava grazia di scrivere. E quindi ho fatto di questo un po' il mio percorso di vita, nel senso che credo così tanto nel messaggio del Vangelo, in quello che io vivo, che vorrei così tanto trasferirlo con tutto il cuore a ogni persona che incontro,
che ho trovato questo strumento bellissimo che è il linguaggio della musica, nella quale io credo riesco più facilmente a raccontare, veicolare questo messaggio che ho nel cuore. E quindi è da diversi anni che opero in questo settore, producendo musica e condividendo il messaggio del Vangelo, ma anche brani di adorazione, lode, come fossero preghiere innalzate al cielo attraverso la musica. Bene, bene. Senti, ti vorrei chiedere per qualche istante, ti vuoi rivolgere all'obiettivo della telecamera e parlare direttamente ai giovani per cercare di consigliarli in modo tale che possano evitare delle brutte esperienze, sì, e possano scegliere la vera vita? Assolutamente. Nella vita possiamo fare tantissimi investimenti, c'è chi investe nel lavoro, c'è chi investe nelle amicizie, c'è chi investe in una carriera, c'è chi investe nello studio, c'è chi investe nei sentimenti, e sono tutti investimenti buoni, legittimi, importanti. Ma io ho scoperto nella mia vita fino ad oggi, oggi ho 33 anni, sono sposato, lavoro, ho vissuto la mia giovinezza e continuo a viverla, posso dire che fino ad oggi l'investimento più grande che io abbia mai fatto nella mia vita è quella di aver dato la mia vita al Signore, quella di aver preso la mia vita e averla data a Lui e messa nelle sue mani. Questo è l'investimento più grande che io ho vissuto, che consiglio di fare anche a voi, non soltanto per questa vita sulla terra, ma è un investimento che ci porterà un giorno a incontrare Dio faccia a faccia. Non limitiamoci a pensare la nostra vita solo per quello che saremo qui, ma cerchiamo ogni tanto di rivolgere il nostro pensiero a quello che sarà un giorno per l'eternità, e accettando Gesù nella propria vita si può iniziare a credere in profondità che la nostra eternità sarà con il Signore. Quindi ti incoraggio a fare questa scelta, non domani, ora, in questo momento, ovunque tu sia, fai questa scelta, rivolgiti a Gesù e fai entrare Gesù nel tuo cuore. Lui toglierà tutto ciò che di brutto c'è nel tuo cuore, la sua presenza entrerà dentro di te e inizierai a vivere un nuovo percorso caratterizzato dalla salvezza eterna che ti contraddistinguerà sempre e ti farà vivere questa speranza profonda che un giorno incontrerai Dio faccia a faccia. Ti ringrazio, Nico, grazie per aver condiviso la tua esperienza con noi, e sono certo che questa testimonianza sarà motivo di riflessione per tanti tra voi. Possiate conoscere Cristo, perché Lui solo ha le risposte giuste. Bene, ringraziamo sia Eliseo Fragnito che Nico Battaglia. Nico tornerà tra poco con un bell'inno. Intanto sto per dare il nostro indirizzo invitandovi a scriverci. Abbiamo ricevuto una brevissima ma bella lettera dalla provincia di Caltanissetta, da Niscemi, provincia di Caltanissetta. Salvatore dice: complimenti per la trasmissione evangelica, ce n'era bisogno. Il venerdì sera trovo conforto nell'ascoltarla. Anche le testimonianze sono edificanti. Dio vi benedica. Se è possibile, chiedo di mandarmi il Nuovo Testamento, cosa che naturalmente abbiamo fatto. Se lo desiderate, invieremo anche a voi il Nuovo Testamento. Abbiamo da poco a disposizione questa edizione del Nuovo Testamento con l'aggiunta del Libro dei Salmi e del Libro dei Proverbi, tratti, quindi libri tratti dall'Antico Testamento. E la cosa interessante è che ha caratteri grandi, quindi molto ben leggibile. Se lo volete ricevere, rivolgetevi all'indirizzo che sto per darvi. Cristiani Oggi, casella postale 15 00011 Tivoli Terme, Roma. Se utilizzate la posta elettronica, scrivete a cristianioggitv@assembleedidio.org. Ed ora diamo spazio al pastore Paolo Faia, che ci è venuto a trovare qui nel nostro studio, che presenterà la meditazione biblica proprio sul testo che poi sarà, diciamo, quello che ha ispirato il canto che Nico Battaglia eseguirà tra un poco. Quindi ascoltiamo la meditazione della parola di Dio. Prego. Vi rivolgo un caro saluto nel Signore e vorrei subito rivolgermi alla Bibbia, alla parola di Dio, e leggere un testo della Scrittura che ci presenta un miracolo compiuto da Gesù nei confronti di una donna. Leggo nel Vangelo di Marco, al capitolo 5, dal versetto 25, che dice:
Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò le vesti, perché diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva». In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso la folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era accaduto, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». L'episodio che abbiamo letto è sicuramente un episodio interessante per l'opera compiuta da Gesù nei confronti di questa donna, come abbiamo letto, che da diverso tempo, da 12 anni, era affetta da una malattia che le causava dolori, sofferenze, disagi. E in modo particolare è interessante notare come avvenne il miracolo, l'opera di Gesù. Questa donna sentì parlare di Gesù e quindi accorse a Cristo per sperimentare la sua opera, il suo intervento. In lei era stata accesa la fede nel suo cuore, perché aveva sentito proprio parlare di Gesù. La Bibbia dice che la fede viene dall'udire e l'udire la parola di Cristo Gesù. Questa donna aveva riposto proprio la sua fede nella persona di Gesù, nell'opera di Gesù, ed era così sicura, così certa dell'intervento potente di Gesù nella sua vita, che arrivò a fare un'affermazione presentandosi da dietro, abbiamo letto, disse: «Se riesco a toccare la veste, almeno la sua veste, io sarò salva». Naturalmente la donna non aveva riposto la sua fede nella veste di Gesù, ma nella persona di Gesù, nell'opera di Gesù. Ed era tanta la sua fede che arrivò a fare proprio questa affermazione nel suo cuore, nella sua vita: «Se riesco a toccare la sua veste». Infatti poi era decisa, era determinata ad avvicinarsi a Gesù, a toccare la veste di Gesù per sperimentare l'intervento potente di Cristo Gesù, che quando toccò la veste di Gesù sperimentò, dice qui il testo, una potente guarigione, un'opera meravigliosa compiuta da Cristo Gesù il Signore, al punto che Gesù stesso capì, comprese che aveva fatto un miracolo, che aveva compiuto un miracolo, che aveva onorato la fede di quella persona, la fede semplice, spontanea, se vogliamo, di quella donna. E quindi chiese addirittura una confessione pubblica da parte di quella donna, e quando Gesù disse che era stato toccato, quindi ovviamente affermando che aveva fatto un miracolo, aveva fatto qualcosa di particolare, che in qualcuno, lui sapeva ovviamente benissimo in chi, era avvenuto qualcosa di straordinario, chiese una confessione sincera. E quando disse proprio che lui era stato toccato, e questo creò, come abbiamo letto, anche un po' di imbarazzo nei discepoli, i quali vedevano che la folla si accalcava intorno a Gesù, che tutti lo stavano toccando, non riuscivano a capire, non riuscivano a comprendere quello che Gesù stava loro dicendo, però poi vediamo che questa donna uscì allo scoperto e ammise, confessò quello che era successo di miracoloso nella sua vita. Lei era stata guarita da Gesù. Perché? Perché aveva riposto la sua fede in Gesù. Tu puoi avere
diverse necessità da un punto di vista spirituale, forse anche da un punto di vista fisico che riguardano la tua salute, da un punto di vista materiale, familiare, ma al di là di quelli che sono i tuoi problemi, le tue difficoltà, rivolgiti al Signore Gesù. Riponi nella persona di Gesù e nell'opera compiuta da Gesù la tua fede, la tua fiducia, invoca il suo intervento, ci sia anche in te quella fede come in questa persona di dire: se riesco a rivolgermi a Gesù, a invocare il suo intervento, egli sicuramente opererà, egli non ti deluderà. Rivolgiti a Cristo Gesù con tutto il tuo cuore, invoca il suo miracolo, la sua opera, il suo intervento nella tua vita, come fece quella donna, e tu realizzerai in questo momento qualcosa di straordinario, di meraviglioso, perché anche tu poi possa testimoniare del suo intervento, del suo miracolo, della sua opera, perché il nome del Signore Gesù possa essere glorificato, possa essere innalzato e tu possa poi raccontare le sue opere meravigliose, gloriose, perché altri possano rivolgersi al Signore Gesù e invocare il suo intervento, la sua opera, per poi sperimentare ancora qualcosa di straordinario, di meraviglioso che soltanto Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, sa fare, può fare e vuole fare, perché egli non delude mai nessuno. Così come fece questa donna, così come sei, rivolgiti al Signore, vai a Lui, avvicinati a Lui, invoca il suo intervento ed egli opererà in maniera gloriosa per te, nella tua vita, perché Dio è fedele. Vogliamo ora ascoltare proprio un inno che tratta di questo argomento, intitolato La tua veste, cantato dal cantautore cristiano Nico Battaglia. Dio ti benedica. Parlare di un uomo che può aiutarmi a rivivere. Tutto il popolo acclama il Signore qui, voglio correre anch'io da Lui. Anche se non ho forze, ho deciso che questo è il tempo di andare a riprendere. Ciò che ho perso da anni ora vedo con fede, oggi è il giorno per me. Tanta polvere in strada e la gente che va e chiama per nome Gesù. La voce si perde nel suono del grido di libertà. Io non voglio aspettare ancora e ancora, questa è l'unica strada che vedo in quest'ora. Alzo le esili braccia distese e segnate, mi sento invisibile. Se tu solo potessi girarti un istante e guardare il mio volto che insegue il tuo sguardo, vorrei tanto fermarmi a parlare con te, ti prego voltati. Se tu solo potessi fermarti a guardare, certo guarirei, guarirò. Fate spazio anche a me, voglio prendere aspettato per anni un momento così,
fermi tutti ho sentito qualcosa accadere, una forza è uscita da me. Chi ha toccato la veste ti voglio vedere, coraggio avvicinati a me. Vieni avanti mia amata, sei stata salvata, la tua fede ha incontrato il mio cuore d'amore. Non fermarti, continua a gridare il mio nome, io sono Gesù. Molto bello Cristina, ringraziamo Nico Battaglia, ringraziamo Pastore Paolo Faglia sia della meditazione ma anche di aver presentato il segmento di Nico. Ma vogliamo ringraziare anche colui dal quale viene tutto questo, che ha reso possibile la realizzazione di questo inno, che ha compiuto allora il miracolo che abbiamo letto nel Vangelo e adesso tanti altri miracoli, colui che è pronto a fare un miracolo anche nella tua vita. Lo vogliamo pregare, il nostro Signore. Padre nostro, veniamo a te nel nome di Gesù e ti ringraziamo perché ci hai dato la possibilità di parlare di te anche oggi. Benedici quanti hanno seguito questo programma, Signore, parla anche al loro cuore. Fatti sentire, fa che ti possano toccare per fede. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, sta ormai per finire il nostro programma. Vogliamo ringraziarvi di essere stati con noi. Soprattutto vogliamo ringraziare quanti ci seguono regolarmente, sono ormai i nostri affezionati telespettatori. A quanti ci scriveranno faremo dono di questa edizione del Nuovo Testamento con l'aggiunta del Libro dei Salmi e del Libro dei Proverbi a caratteri grandi, facilmente leggibile. Scriveteci e indicate chiaramente il vostro indirizzo postale per potervela spedire. Ecco, il nostro indirizzo sta per arrivare sulla sigla finale. Grazie ancora di essere stati con noi, appuntamento alla prossima trasmissione. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.